Temptation Island, Letizia Petris esclude la partecipazione con Paolo Masella. L'ex concorrente del GF non parteciperà a Temptation Island con il suo compagno. Nessuno avrebbe scommesso neanche un euro sulla storia d'amore tra Paolo Masella e Letizia Petris e invece sembra che stia andando tutto a gonfie vele, tanto che alla domanda del settimanale Mio riguardante un'eventuale partecipazione a Temptation Island lei ha confessato in maniera perentoria: "Direi di no. Abbiamo lottato tanto per il nostro amore. Chi va a Temptation Island è per tentare una carriera nel mondo dello spettacolo, anche fugace, come ce l'hanno avuta Mirko, Greta e Perla. Dopo il GF sono spariti dal piccolo schermo, o per entrare a far parte di quel circuito di influencer che guadagnano con le sponsorizzazioni. Difficilmente si partecipa al programma di Canale 5 per mettere alla prova i propri sentimenti. Letizia Petris e la convivenza con Paolo Masella, è nei nostri progetti. E sempre al settimanale citato poc'anzi Letizia Petris ha rivelato che la convivenza con Paolo è nei nostri progetti anche se non in quelli immediati dato che non possono ancora vantare una stabilità economica che permetta loro di avere una casa in affitto o di proprietà. Lei stessa ha confessato di voler lavorare nel mondo dello spettacolo e in special modo alle Iene. Per ora i concorrenti usciti dal Grande Fratello di Alfonso Signorini non hanno avuto fortuna con il mondo della TV, tranne Samira Lui che è diventata la valletta di Gerry Scotti nel quiz La Ruota della Fortuna che sta facendo buoni ascolti. Intanto Letizia e Paolo non parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island, ecco quando andrà in onda. Paolo Masella è il compagno perfetto per me, svela Letizia. Paolo Masella è il fidanzato di Letizia Petris e lo ha conosciuto nella casa del Grande Fratello dove si sono innamorati piano piano fino a quando la passione è esplosa e si sono promessi di viversi la relazione anche al di fuori delle telecamere. Lui è il compagno perfetto per me, confessa lei, perché gli ricorda molto suo padre, che purtroppo è venuto a mancare. Lei ha un quadrifoglio sul collo con la scritta Papi a cui tiene moltissimo. Per ora non ha riscontrati particolari difetti in lui, mentre lei riconosce di essere permalosa, ha la tendenza a offendersi molto. Cos'è che l'ha colpita di Paolo? Senza dubbio la sua estrema pazienza. Punto. Ora che non sono più spiati H24 la loro relazione è ancora più bella, vanno d'accordo su tutto, e non riescono a stare lontani l'uno dall'altra, dividendosi tra Roma e Rimini.